È importantissima la cooperazione e lo sviluppo per le isole del Pacifico, che sono le prime che stanno subendo i colpi del cambiamento climatico. Cosa sta facendo quindi l'Italia per loro, per la cooperazione e per l'aiuto di queste isole? Noi già da anni abbiamo degli interventi di cooperazione bilaterali molto forti con le piccole isole del Pacifico, ma non solo, anche con le piccole isole caraibiche. Là facciamo interventi che vertono principalmente sulle energie rinnovabili, sullo sviluppo delle energie rinnovabili, sull'acqua, sulla gestione delle acque e in alcune isole anche sulla gestione dei rifiuti. Lo facciamo in un modo particolare, perché non basta dare le risorse, bisogna anche esportare tecnologia. Quindi già da alcuni anni, dall'anno scorso precisamente, noi andiamo con i nostri tecnici in loco per elaborare il progetto e lo portiamo avanti insieme a loro. Quindi realizziamo il progetto, ma nel contempo esportiamo anche tecnologia, buone pratiche, gli insegniamo a fare quelle opere in maniera che loro possono ripeterle acquisendo l'esperienza dovuta. È un modo di cooperazione tipico del nostro paese che sta avendo molto successo.